Tutto nasce da una campagna fatta dall'associazione Unione Inquilini, destinare alla lotta contro l'emergenza abitativa le somme dovute a titolo di sanzioni arretrati dall'azienda Airbnb all'Agenzia delle Entrate. E si tratta anche di una bella sommetta, dato che dei 779 milioni di euro evasi, la piattaforma ne dovrà restituire 576. E si arriva a Roma, dove un consigliere capitolino, Antonio De Santis, ha presentato una mozione per impegnare il sindaco Gualtieri a chiedere al governo di valutare questa possibilità. Noi abbiamo lanciato una campagna nazionale per richiedere che questi fondi, che sono frutto dell'evasione fiscale da parte della grande piattaforma di affitti brevi Airbnb, sia destinata alle politiche abitative. Perché? Perché troppo spesso si parla della coperta troppo corta e per cui per intervenire economicamente e per supportare le famiglie in precarietà abitativa non c'è mai il giusto stanziamento. Beh, c'è la possibilità. Noi a Roma abbiamo 16.000 famiglie in graduatoria, 8.000 escluse dal bando, di questi 8.000 circa il 20-25% è per meri vizi di forma. Abbiamo ogni giorno 12 persone che vengono sfrattate con la forza pubblica dalle proprie case e sono dati che sono allarmanti. Il fenomeno ovviamente vale per tutta la città, in modo particolare anche per Ostia, che è un territorio che da questo punto di vista, forse nel territorio romano, è uno di quelli che patisce di più questa emergenza. Beh, il problema, e questa mozione sostanzialmente dà la possibilità anche di porre l'accento su una questione molto particolare, che è legata alla turistificazione delle residenze abitative. C'è stata una grande proliferazione di B&B, questo ovviamente ha portato ad una carenza di unità abitative da porre in locazione, c'è stato un effetto domino legato anche a problematiche che sono intervenute per gli studenti, quindi un caro affitti,